Il collega di lavoro di Alice non ha nulla a che fare con il delitto. Questa la convinzione degli investigatori che indagano sulla morte di Alice Neri, scomparsa il 17 novembre scorso e trovata morta nelle campagne di Concordia, nel Modenese, il giorno dopo. Si riferiscono al cosiddetto terzo uomo nella vita di Alice, che lavorava con lei, con cui ha avuto una relazione e che le scriveva lettere d'amore. I due si sarebbero incontrati anche la mattina della scomparsa della donna. Secondo quanto raccontato dalle amiche, negli ultimi tempi Alice lo riteneva ossessivo ed era infastidita dalle sue attenzioni continue. Dagli accertamenti degli inquirenti risulta che il terzo uomo ha un alibi di ferro nel momento in cui Alice veniva uccisa e bruciata nella sua auto. Era a casa. La difesa del marito di Alice, Nicolas Negrini, aveva chiesto l'analisi della sua tuta da lavoro, che l'indagato aveva riconsegnato prima del tempo al magazzino dell'azienda, sporca di fango e di erba, ma l'indumento è andato distrutto. Per l'avvocato di Negrini, Antonio Ingroia, doveva essere analizzato e non sono ancora stati sciolti tutti i dubbi, dice. La ricostruzione dei suoi movimenti per noi è incompatibile con l'ora del delitto. Il collega della vittima era a casa e poi è andato direttamente al lavoro. Questa è la tesi degli inquirenti, ma noi, con i miei consulenti, abbiamo dubbi su queste certezze della procura, anche perché abbiamo perplessità sull'orario di morte della vittima. Secondo Ingroia, occorre approfondire ulteriori fatti. Gli investigatori hanno accolto in parte l'istanza di incidente probatorio. Verranno analizzati fazzolettini, tra cui uno con tracce di DNA maschile, ritrovati sulla scena del crimine. Due mozziconi di sigaretta, resti di anelli e di una spilla trovati nel luogo dove l'auto di Alice è stata data alle fiamme. Scoprire ciò che è successo alla giovane è molto difficile. Il principale sospettato, l'unico attualmente in prigione, rimane Mohamed Galul, tunisino di 29 anni, che secondo gli investigatori sarebbe stato l'ultima persona a vedere Alice viva. La sera della scomparsa, la donna si è trattenuta dalle 20 fino alle 3:20 di notte in un locale di Concordia con il suo collega Marco, con cui ha bevuto qualche drink. Anche lui è indagato, ma solo come atto dovuto. Non ci sarebbero elementi contro di lui. Dopo aver salutato Marco, Alice sarebbe passata dalla sala slot di fianco al locale, dove avrebbe visto il tunisino, e poi sarebbe salita in macchina. A quel punto sarebbe stata raggiunta da Mohamed Galul. Lui non ha negato, spiegando di aver solo chiesto un passaggio alla ragazza bionda. Gli investigatori pensano che sia stato lui ad aggredirla nelle campagne del Modenese per motivi passionali. Il tunisino si professa innocente e il suo avvocato, Roberto Ghini, ha chiesto l'analisi degli indumenti che secondo lui indossava quella sera. Sono abiti diversi rispetto a quelli sequestrati dagli investigatori. Dice Roberto Ghini. Sui pantaloni ci sarà un duplice accertamento, in particolare per capire se l'indumento sia lo stesso indossato da Galul la sera del delitto di Alice Neri e, di conseguenza, se vi siano tracce di olio combusto o fuliggine. Questo ci potrà fornire un elemento per collocare, o meno, il mio assistito sul luogo del rogo nel quale è morta la donna. Su alcuni reperti, come spiega l'ex comandante del RIS di Parma, il generale Luciano Garofano, consulente di Negrini, dovranno essere effettuate ulteriori analisi, impronte, DNA, accertamenti informatici. Al momento tutti gli indizi sembrano portare a Galul, ma se venissero accertate le sue responsabilità, si dovrà capire se sia stato aiutato e come siano andate le cose quella sera. Quello che si sa per certo è che alle 19:56 le telecamere del locale hanno ripreso Alice Neri entrare e aspettare per qualche minuto l'arrivo del collega Marco. Poi, alle 3:40, la sua auto è stata filmata mentre usciva dal parcheggio del bar. Era in compagnia del tunisino. Più tardi, è stata uccisa. Cosa è successo nel frattempo?